E siamo qui con Stefano Acquarelli, man of the match della sfida valida per il primo posto nel girone B. Gol su punizione spettacolare che ha deciso una sfida anche spettacolare, stesso, insomma, è stata una sfida epica e decisa da una giocata epica tua. Sì, senza dubbio, abbiamo vinto grazie al mio gol. Adesso vediamo le parti. Una sfida di maturità, perché comunque contro una squadra, so che la maturità di domani ci spaventa, però sta parlando della maturità del campo, contro comunque una squadra esperta come Busio, avete dimostrato, nonostante la giovane età, di saperci stare splendidamente in campo, alla fine avete avuto la meglio, nonostante appunto l'esperienza e la grande fisicità degli avversari. Sì, però siamo riusciti a sfidare gli avversari e a vincere la partita e basta. Per adesso il buon nome della squadra è stato portato avanti, visto che siete i campioni, nonostante siano cambiati elementi, comunque Avis resta la titolare del titolo del trofeo della vittoria in carica. Insomma, ripetere il triplete a questo punto sarebbe superata la fase gironi, la prova gironi sarebbe bella cosa, insomma, ripetere le belle prestazioni delle ultime due annate. Sì, sarebbe una buona cosa e portiamo ancora a casa il trofeo. Venendo a parlare di te, quest'anno annata del Crema, è andato decisamente difficile all'andata, poi salvezza nel finale all'ultimo secondo con i play-out. Come hai visto la stagione della squadra e tuo personale? Mia personale è abbastanza buona e della squadra tutto sommato buona. Parte l'andata, però poi per presto è tutto a posto. Progetti per l'anno prossimo ancora Crema? Sì, questo sì. Ultima domanda, che traccia sarà domani nel tema di maturità? Questo non lo so, vedremo domani. Ok, allora in bocca al lupo.